registrare con qualche minuto d'anticipo rispetto al fischio finale. Ragazzi, ancora una volta una prova di forza per il Napoli, per la capolista, per la formazione partenopea di Luciano Spalletti. Non si ferma la rincorsa, scudetto per la prima della classe. 50 punti al termine del girone d'andata. 16 vittorie, 2 pareggi, una sola sconfitta, quella subita all'inizio del nuovo anno, all'inizio del 2023 a San Siro per mano dell'Inter di Simone Inzaghi. Una vittoria davvero fondamentale, una vittoria che risponde alla sconfitta che non ti aspetti in settimana per mano dell'ultima della classe nella testa a coda che ha dato in scena agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Cremonese neopromossa, neo allenata da Davide Ballardini. Dall'impresa della Cremonese allo stadio Diego Armando Maradona al derby tutto campano questa sera che è appena terminato tra la Salernitana di Davide Nicola, una formazione sicuramente in crisi di risultati, in crisi per quanto riguarda anche il gioco, il rapporto con il proprio pubblico, con i propri tifosi, dopo un periodo di appannamento che non termina quest'oggi. 7 partite senza vittoria, 2 pareggi, 5 sconfitte nelle ultime 7 e dopo la sconfitta roboante domenica scorsa al Gewiss Stadium per mano dell'Atalanta di Giampiero Gasperini, una prova sicuramente non delle migliori quest'oggi, però davanti c'era il Napoli di Luciano Spalletti che senza il suo miglior giocatore, senza il fantasista Krycza Kvaratskhelia, non sbaglia nell'ultima giornata del girone d'andata, il secondo anticipo di questa 19esima e ultima giornata del girone d'andata dopo il successo alle ore 15 al Bentegodi per l'Hellas Verona di Marco Zavaroni in un vero e proprio scontro salvezza contro il Lecce di Marco Baroni con il colpo di testa di Fabio De Paoli ad aprire le marcature e poi la solita firma di un pezzo forte Darko Lazovic per il gol della sicurezza. Ma tornando allo stadio Arechi, dal gol all'ultimo secondo sembrava un'azione di pallacanestro, di basket, un'azione che doveva terminare entro i 24 secondi, ragazzi, capitan Giovanni Di Lorenzo trova il sigillo che sblocca il derby campano allo stadio Arechi sul suggerimento di Zambo Anghissa, la triangolazione tra Anghissa e Mario Rui e poi quel passaggio al centro, nel cuore dell'area di rigore granata, dove è stato davvero molto molto abile il capitano Giovanni Di Lorenzo a farsi trovare pronto e a battere Guilherme Memo Ochoa per il gol del vantaggio per la formazione partenopea. Una prodezza, un gol che ha spaccato in due anche i propositi per la formazione di Davide Nicola nel corso della ripresa, colpita e affondata definitivamente alla prima azione del secondo tempo, quindi in poche parole, due gol nel giro di 3 minuti tra il primo e il secondo tempo, perché sulla conclusione a botta sicura dal limite dell'area di colui che andava a sostituire il giocatore fondamentale del Napoli quest'anno insieme a Victor Osimhen, Krycza Kvaratskhelia, assente in questa ultima giornata del giro in andata, il palo di Elfyn Elmas e poi il tap-in vincente, ovviamente anche quest'oggi ha messo il timbro Victor Osimhen. Non si ferma l'attaccante ex Lille, l'attaccante nigeriano, quarto gol nelle ultime 3 partite. Non si ferma Victor Osimhen, dal giorno del rientro sta viaggiando ad una media di un gol a partita. Qualcosa di straordinario per un attaccante che
ha trovato definitivamente l'assalto di qualità e quest'anno non sbaglia. Cattiveria, ma soprattutto vena realizzativa, davvero bomber, davvero rapace d'aria. Non era semplice sbloccare una partita in cui la Salernitana era comunque rintanata all'interno della propria area di rigore. Un Napoli che ci ha provato dagli sviluppi di un corner con la girata ovviamente di Victor Osimhen, la risposta di Ochoa al 20°, poi una grande chance per Christoph Piontek con la risposta di un attento Meret. Il Napoli comunque con il possesso palla a mettere in difficoltà la retroguardia campana. E poi, come detto, ragazzi, l'azione proprio allo scadere del primo tempo, allo scadere del 47°, Zambo Anghissa, triangolazione con Mario Rui, palla in mezzo per Di Lorenzo, che non sbagli, la tapina di Victor Osimhen, grandi chance con due colpi di testa, prima di Piontek e poi di Pirola per la Salernitana. Pirola che è costretto alle manine forti per affondare al limite dell'area di rigore Osimhen a 10 dalla fine, poi da un'incomprensione tra Di Lorenzo e Lobotka, ragazzi, nasce una possibile palla gol che avrebbe dato il gol della speranza negli ultimi istanti. Piontek riceve palla dal limite, prova la conclusione, ancora una volta ci pensa Alex Meret a metterci una pezza, palla che viene deviata sulla palla e quindi neanche il gol della speranza per la formazione granata, per la formazione di Davide Nicola. Una settimana da dimenticare, la sconfitta 8-2 contro l'Atalanta, l'esonero e poi il ritorno sulla propria panchina che lo scorso anno comunque ha dato davvero degli ottimi risultati con l'impresa salvezza ai danni del Cagliari di Walter Mazzarri. Ragazzi, è una vittoria che sa di sentenza, di punto definitivo per quanto riguarda il sogno scudetto. 50 punti al giro di boa, 16 vittorie in 19 partite. Questo Napoli fa sognare e l'obiettivo per quanto riguarda il girone di ritorno è battere i 102 punti della Juventus targata Antonio Conte. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!